Potente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Stabile il tuo trono da sempre, da
dall'eternità tu sei. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Oggi si fa festa in questa chiesa per una ragione particolare, perché è stata riportata al suo splendore, però si fa festa anche in tutte le chiese del mondo, una festa particolare. Certo, per voi questo momento direi si fonde con quello che tutti gli altri celebrano in questa giornata, perché oggi è la festa di Cristo Re, il Signore Dio, Signore Gesù, Re dell'universo. E questa è anche l'ultima domenica dell'anno liturgico, perché con la prossima domenica comincerà, voi ragazzi lo sapete, il tempo d'Avvento. O meglio, sapete che il tempo di Avvento è il tempo che ci prepara al Natale. Siamo qui, ci stiamo avvicinando al Natale. L'ultima domenica dell'anno liturgico è dedicata alla celebrazione di Cristo Re dell'universo. Questa è una verità che la nostra fede ci consegna. Il Signore Gesù è il Re del mondo. Non solo del mondo, perché quando diciamo mondo intendiamo la Terra, ma sapete, la Terra è un piccolo pianeta di un sistema solare, voi ragazzi e ragazze studierete bene queste cose, di un sistema solare che si trova dentro una galassia, ma le galassie nell'universo sono miliardi. Pensate cosa siamo, pochissima cosa. Il Signore Gesù è il Re dell'universo con le sue galassie, e veramente già questo ci sconvolge, perché pensare che lui ha voluto venire in mezzo a noi, lui che è il re dell'universo, non può che stupirci. Ma allora ci domandiamo: in che senso il Signore Gesù è re? Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo dove si racconta che Gesù viene portato davanti al governatore di Roma, perché allora c'era l'impero romano, e a Gerusalemme c'era un governatore che svolgeva il suo compito a nome dell'imperatore che stava a Roma. Quindi Gesù viene portato davanti a lui, lo accusano e poi lo porteranno alla crocifissione perché questo governatore non fa il suo dovere. Ma
a un certo punto quest'uomo, il governatore, dice a Gesù: ma tu sei re, mi hanno detto che ti dichiari re dei giudei. E Gesù gli dice: sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. È un po' diverso da quello di tutti gli altri re, il mio modo di essere re. E qual è allora il modo di essere re di Gesù, se è diverso da quello di tutti gli altri? Beh, Gesù lo spiega un po' a Pilato, il governatore, gli dice, vedi, voi avete un esercito, avete le legioni, l'imperatore ha migliaia e migliaia di soldati, io un esercito non ce l'ho. Come vedi, non ho combattuto, non ho detto ai miei discepoli: prendete in mano la spada che andiamo a conquistare la città di Gerusalemme. Ricorderete che Gesù è entrato a Gerusalemme su un piccolo asinello, mentre il governatore di Roma entrava con tutta la cavalleria per dimostrare la sua potenza. Allora, in che modo è re Gesù? Intanto, che è veramente re, noi lo ripetiamo continuamente, perché, se avete ascoltato, la prima orazione che io ho pronunciato termina così: per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E noi diciamo amen. È così. Gesù è colui che regna nei secoli dei secoli. E poi, dopo la consacrazione, se ricordate, quando io dirò mistero della fede, voi direte: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. E poi alla fine della preghiera eucaristica io dirò: per Cristo, con Cristo e in Cristo, direte amen. E poi più avanti si dirà: tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Vedete, la liturgia continuamente ci ridice questa verità, che noi siamo sotto il regno di Cristo. Gesù sta regnando in questo momento nel mondo e regnerà nei secoli dei secoli. E allora ecco qua la domanda: ma dove la vediamo questa regalità del Signore? Dov'è che si dimostra che Lui sta regnando? Allora, non dobbiamo mai dimenticare che Gesù non ha un trono così come noi lo immaginiamo. Anche quando si raccontano le favole e si parla dei re, in genere li si descrive così, no? Con un trono d'oro, con in mano lo scettro. Gesù non ha un trono di questo tipo. Il suo trono, sapete qual è? Lo sapete? È la croce. Tant'è vero che noi, quando esponiamo Gesù, lo esponiamo sulla croce, non su un trono. Quello è il suo trono. Perché? Perché la croce è il modo, lo strumento che lui ha utilizzato per dimostrarci il suo amore. Perché il regno di Cristo coincide con il regno dell'amore. Lui a tal punto ci ha amato da salire sulla croce. Perciò ogni qualvolta noi nel mondo vediamo qualcuno che ama, che vuole farlo e che riesce a farlo, perché non è facile amare sempre, molto difficile, ma quando vedi che qualcuno ce la fa, tu dici: ah, ecco qua il regno di Dio, ecco qui il regno del Signore. Perché, sapete, il regno di Cristo passa sempre attraverso il cuore delle persone. Non è una sovranità che si esercita dal di fuori, appunto, che si impone con la forza, con gli eserciti, e diventa una conquista. No, il regno di Cristo si esercita attraverso un amore che attraversa i cuori. Questo è il modo in cui Gesù ci conquista.
ci afferra il cuore. E come lo fa? Con la sua testimonianza d'amore. E concludo. Questo amore vissuto poi si precisa in tre direzioni. Perché in una delle sue lettere San Paolo dice: il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio che il Signore Gesù ci ha manifestato e ha reso attivo, la sovranità di Dio nel mondo, passa attraverso i cuori. E come si manifesta? In un amore che poi diventa una vita dove c'è la giustizia. E cos'è la giustizia? Quando una persona è giusta, sì, questo è un giusto, una persona giusta, che fa le cose giuste. È la rettitudine la giustizia, è il comportarsi sempre secondo il bene, secondo la regola dell'amore. E secondo la pace. E che cos'è la pace? La pace è quella interiore serenità che ti permette di dire: sto cercando di fare quello che Dio desidera e mi sento profondamente unito a Lui, sono in pace. Quando una persona è in pace, come dire, crea le condizioni perché anche gli altri lo siano. Quando incontri una persona di pace, che opera la pace, ti senti in pace anche tu. Le relazioni cambiano. E terzo, la gioia. Perché là dove c'è il regno di Dio, nella persona di Gesù, che conquista il cuore, lì c'è la gioia della vita. La tristezza viene vinta e noi abbiamo bisogno, credo, di questa gioia che rimanda alla pace del cuore e che poi si esprime attraverso una vita giusta. L'amore ha queste tre sfaccettature. Ecco, chiudo, riprendo quello che diceva Don Arturo all'inizio. Questa è una bellissima chiesa, rimessa a nuovo. Questa chiesa ci rimanda all'altra chiesa che siamo noi. Oggi la liturgia ci dice: siate un popolo sacerdotale e regale. Anche noi siamo diventati re, partecipando alla regalità di Cristo, nella misura in cui ci lasceremo conquistare il cuore dal suo amore crocifisso e diventeremo persone che danno testimonianza di giustizia, di pace e di gioia. Questo è il mio augurio per voi. E non mancherà la mia preghiera perché questo avvenga. Carissimi bambini, tra poco il nostro Vescovo, Monsignor Pierantonio, vi consegnerà la preghiera del Padre Nostro. È la preghiera che Gesù stesso ha insegnato ai Suoi discepoli, con la quale ci rivolgiamo a Dio come Suoi figli. Il Padre Nostro è la preghiera per eccellenza, è la preghiera che sintetizza le immense ricchezze che Dio offre a ciascuno di noi e che la Chiesa ha sempre accolto e distribuito nelle comunità cristiane sparse nel mondo intero. Il nostro augurio, come vostri catechisti, è che possiate far diventare questa preghiera la preghiera del cuore, la preghiera dell'abbandono e della fiducia, la preghiera dell'amore e del perdono, e diventare un giorno, con l'aiuto di questa comunità, veri annunciatori della parola di Dio, testimoni d'amore e messaggeri di pace. Bene ragazzi e ragazze, come abbiamo ascoltato, adesso vivremo un momento importante. Io vi farò delle domande a cui voi risponderete, direte rinuncio, credo, sono le promesse del battesimo, come abbiamo ascoltato. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo.
credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ed ora ricevete la preghiera del Padre nostro. Ecco, bene ragazzi, allora adesso lo recitiamo insieme, il Padre nostro, insieme a tutti gli altri, come Chiesa del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ed ora rivolgiamo al Signore la nostra preghiera per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità, chiedendo che non manchi mai ad ogni persona il suo aiuto e il suo sostegno. Diciamo insieme: venga il tuo regno, o Signore. Venga. Per la Chiesa sia sempre segno vivo della tua presenza affinché possiamo seguire gli insegnamenti di Gesù. Preghiamo. Venga il tuo regno, o Signore. Signore Gesù, ti preghiamo per il nostro Vescovo.
Pier Antonio, aiutalo ad essere testimone infaticabile del tuo Vangelo. Preghiamo. Venga il tuo regno, o Signore. Per i confinanti della terra, perché favoriscano la pace, secondo la tua volontà, preghiamo. Venga il tuo regno, o Signore. Signore, donaci la grazia di riconoscerti e scriventi nei nostri fratelli, soprattutto i più bisognosi e sofferenti, preghiamo. Venga il tuo regno, o Signore. Ti preghiamo per il nostro seminario e per i giovani della nostra diocesi, affinché possano trovare la vita nel conoscere te, preghiamo. Venga il tuo regno, o Signore. Cristo Re, entra nelle nostre case e fa che le nostre famiglie siano come le dita delle nostre mani, che si aiutano a vicenda, preghiamo. Venga il tuo regno, o Signore. O Padre, accogli queste nostre suppliche e donaci il tuo Spirito, perché restiamo saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità, per Cristo nostro Signore. Accogli, Signore, questo pane e questo vino che con la potenza del tuo Santo Spirito trasformi in cibo e bevanda di vita eterna. Accogli, Signore, i frutti della terra che tu stesso ci hai dato e noi abbiamo trasformato con il nostro lavoro, te li offriamo come rendimento di grazia. Thank you.
Ti offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente, il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pierantonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nostro pane quotidiano e
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ascoltate, isole lontane,
nazioni tutte, così dice il Signore, il Santo di Israele. A colui che ha la vita disprezzata ed è abominio delle genti, allo schiavo dei dominatori. Lascerà di amare il figlio nel suo seno, anche se la madre dimentica il suo figlio. Io non ti dimenticherò. Guarda, sulle palme delle mie mani
che abiti nei giardini, dove i compagni stanno in ascolto, fammi udire la tua voce, fammi udire la tua voce. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, il Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel Regno dei Cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Anche in questa circostanza non possono mancare gli avvisi del parroco. Il vescovo benevolmente acconsente. Va bene. Allora, la parola per esprimere davvero la mia più grande soddisfazione. Sono, come qualcuno ha scoperto, molto, molto commosso. Il Signore fa veramente cose grandi con strumenti assolutamente piccoli e inadatti umanamente parlando, ma sono secondo il suo disegno occasione che lui ha per esprimere la sua provvidenza, il suo grande amore. E voi siete stati proprio i testimoni concreti dal punto di vista morale, spirituale, economico, per poter realizzare questa grandiosa opera. Dico subito, terminata questa celebrazione, vi invito a portarvi in oratorio per un aperitivo da condividere. Là potremo salutare il nostro vescovo. Quindi per favore, non qui, lasciate la chiesa e portatevi in oratorio. Nel pomeriggio alle ore 16 e anche domani alle ore 16
verrà offerta una visita guidata alla nostra parrocchiale. Alle 18 canteremo i Vespri solenni e davanti a Gesù Eucaristia rinnoveremo l'atto di consacrazione a Cristo, Re dell'Universo. A questo rito è annessa l'indulgenza plenaria alle solite condizioni. 18:30 la messa vespertina, alle 20 suoneranno tutte le campane dei campanili della nostra parrocchia, alle 21 ci ritroviamo per un concerto di musica, quindi molto bello, mi auguro, visto il programma, note di gratitudine. E così concluderemo questa meravigliosa settimana di inaugurazione. Per quanto riguarda gli altri avvisi, trovate sui fogli in cartaceo oppure sui social. Ecco, permettete che ricordi soltanto domani sera l'ultimo incontro del corso introduttivo sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili presso il nostro oratorio. È un corso che abbiamo accompagnato online e ringraziamo davvero il Vescovo e i suoi collaboratori per questa importante opera di formazione. Il Comune poi mette in atto domani, nella giornata contro la violenza, soprattutto alle donne, delle manifestazioni cui siamo cordialmente attesi. Giovedì la bella età, sabato sera testimonianza estiva in missione per ragazzi dalla prima media in poi a Fiesse. Quindi vivremo l'Eucaristia con gli amici di Fiesse e poi un momento di festa in oratorio e così accoglieremo la testimonianza di Emma, Davide, Nicolas e Davide che hanno vissuto questa esperienza di missione in Congo appunto durante l'estate. Domenica prossima, come il Vescovo ci ha ricordato, è la prima domenica di Avvento, giornata del pane, occasione per esprimere vicinanza soprattutto alle persone più deboli, più povere. Ricordo i due pellegrinaggi giubilari preadolescenti e anche per tutte e due le comunità di Cottolengo e Fiesse vogliamo partecipare al pellegrinaggio diocesano che sarà guidato dal nostro Vescovo. Penso di aver detto tutto, il resto verrà da sé. È una sorpresa anche per il parroco. Sua Santità Francesco, di cuore in parte l'implorata benedizione apostolica a Don Arturo Balduzzi, parroco, e a tutti i fedeli, al termine dei lavori di restauro della parrocchia Santissimi Pietro e Paolo, Gottolengo, Brescia, e invoca per l'intercessione di Maria Santissima abbondanza di grazie divine. 24 novembre 2024. Papa Francesco. Commentava, abbiamo avuto il dono di ospitare il vicario generale domenica scorsa, il nostro vescovo adesso, venerdì sera l'arcivescovo di Milano e mi ha detto manca soltanto il Papa e il Papa è arrivato. Ecco, adesso arriva anche la benedizione del Signore, quindi più alti di così non si può più. Ecco. Riceviamo la benedizione del Signore, davvero discenda su tutti voi, in particolare su questi ragazzi e ragazze,
Dimenticavo di salutare i sindaci, che ringrazio per questa partecipazione, per questa presenza. Davvero, questa benedizione ci sostenga, sostenga il vostro cammino nelle diverse forme anche dell'esperienza cristiana che qui vedo rappresentate. Ecco, camminate nella luce del Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle, e incinta e grida per le doglie e i travagli del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. E la donna partorì un figlio maschio, destinato a governare le nazioni della terra. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di corona di 12 stelle, e incinta e grida per le donne e i travagli del parto. Davanti alla donna che stava per partorire.